Ci sono i primi risultati, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Sono le parole della delegazione del PD campano che ieri ha fatto visita al nuovo depuratore biologico di Foce Sarno a Castellammare di Stabia, entrato in funzione da pochi mesi dopo anni di lavori. Si tratta del più grande impianto adeguato alle norme europee in funzione in Campania. Diversi comuni però non sono ancora allacciati al depuratore e l'impatto del Sarno sulla costa tra Castellammare e Torre Annunziata è ancora pesante. Oggi diciamo, constatiamo come si è entrato in funzione l'impianto biologico di gestione delle acque, però è troppo poco rispetto a quello di cui ha bisogno questo territorio. Basta guardarsi attorno, a pochi metri abbiamo la foce del Sarno, il cui stato diciamo, è ancora quello che era 4 anni fa, se non peggiorato. Guardando più avanti abbiamo Castellammare, il litorale di Castellammare, dove a parte diciamo, la balneabilità per 100-200 metri di spiaggia, il resto diciamo, del litorale è ancora in attesa di interventi, si è ancora in attesa della realizzazione del collettore cosiddetto Gragnano, che deve risolvere il problema della depurazione dei Monti Lattari. Il punto è che in Regione Campania ci siamo bloccati di nuovo. Abbiamo, rispetto ai piani che erano stati previsti dall'ex commissario, abbiamo registrato un rallentamento e quindi l'iniziativa del PD è proprio in questa direzione: riportare all'attenzione dell'opinione pubblica quello che ancora non è stato fatto, perché molti cittadini pensavano che il lavoro era quasi finito e terminato, invece non è così. Abbiamo ancora oggi tante opere infrastrutturali da realizzare. Questo è un esempio che deve ancora chiudersi, perché dovranno allacciare altre città, altri sistemi diciamo, ma soprattutto ricordiamo le fogne di Scafati, una città senza fogne, ricordiamo diciamo tutto quello che è il sistema delle infrastrutture che serve alla depurazione del fiume, ad avere un fiume pulito. Io 4 anni fa feci un'interrogazione perché non mi convinceva come era stata gestita la situazione con 600 milioni, non si vedeva nessun risultato. Ora sono passati 4 anni, la nostra determinazione a stare sull'argomento dà dei frutti, perché anche le persone si sono risvegliate, ormai l'ambiente è una cosa che tutti vogliono tutelare.